Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarello, vi parla da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro. E siamo in questa sera in compagnia per parlare di storia, storia napoletana, storia identitaria, storia insorgente, storia della nostra terra, del nostro amato regno. Però questa sera ci arricchisce di un'altra zona geografica. Però, come al nostro solito, presentiamo l'argomento e presentiamo l'ospite dopo questo breve video. Bene, abbiamo ripreso questo film, una clip di questo film che abbiamo riproposto più volte in passato, Il mio corpo vi seppellirà, un western ambientato in Sicilia, immediatamente dopo l'unità d'Italia e quindi con l'inizio della guerra insorgente contro l'esercito invasore. E perché? Perché questa sera parleremo di una storia siciliana. Molti dicono due siciliana perché c'era il regno delle due Sicilie, però dobbiamo capire che fino al congresso di Vienna esisteva il regno di Napoli e il regno di Sicilia. E perché andiamo in Sicilia? Perché andiamo a scoprire un argomento, una storia poco conosciuta ma molto molto importante. E con chi ne parleremo? Ne parleremo con Alessandro Fumia. Ciao Alessandro, come stai? Bene, tu? Spero Tutto bene, grazie. che la mia Grazie. voce ti giunga forte e chiara. Va bene. Oddio, forte non tanto, però cercheremo di ascoltarti bene. Ringraziamo Pino Aprile che mi ha fatto questa referenza della tua persona, dicendomi, guarda, ti faccio conoscere un personaggio che è un, in senso nobile del termine, naturalmente, un topo d'archivio come pochi. Quello che riesce a trovare lui, riuscire a trovare lui negli archivi è qualcosa di incredibile e ha delle notizie veramente, veramente importanti. Infatti, ecco qua che adesso metto in primo piano il tuo libro, eccolo qui, Messina, la capitale dimenticata. E perché? E perché praticamente hai scritto questo libro dopo un'attenta ricerca, dopo una grossa ricerca documentale, dove praticamente ci fai capire che sì, c'era Napoli, c'era Palermo, ma c'era qualcosa di grande, di importante, forse allo stesso livello. E parliamo di Messina, che tutti conosciamo per il famoso bombardamento e tutti conosciamo perché fu domata nella sua ribellione nel 1848, però Alessandro, questa sera, ti do del tu perché mi hai autorizzato a farlo, questa sera Alessandro ci spiegherà la grandezza di questa... Di questa città e come sotto il Borbone divenne qualcosa di veramente importante. Ho detto giusto, Alessandro? Perfetto, Messina è un'anomalia assoluta nella storia, del Regno delle Due Sicilie, perché onestamente raccontarla a un pubblico che non ha conosciuto la sua storia è un discorso un pochettino complicato. Però do degli elementi che servono a capire di che cosa sto trattando. Messina era la seconda capitale finanziaria del Regno delle Due Sicilie dopo Napoli, ma soprattutto era la città delle banche commerciali, azionarie e private. Sono gli unici esempi in tutto il regno, perché qui vi era una classe di imprenditori e di faccendieri
molto attivi e soprattutto una colonia notevole di stranieri, non solo inglesi, francesi, russi, ma soprattutto prussiani, svizzeri, austriaci e chi più ne ha più ne metta. La storia di Messina è particolare perché... Scusi, ma Alessandro, era il tempo in cui eravamo terra di immigrazione, non di immigrazione. Eh sì, una volta era tutto alla rovescia. L'imprenditoria di questa città ha un'estensione legata per esempio a un altro terremoto che l'ha devastata, accaduto nel 1783. Per ricostruire quella città il regno ci impiegò 30 anni. Scusami, lo stesso terremoto che prese la Calabria, no? Sì, esattamente, proprio quello. E per ricostruirla con tre nuovi quartieri impiegò 15 milioni di ducati. Io nelle mie presentazioni di quest'opera, per far comprendere quanto consistono queste cifre, racconto del export messinese con gli Stati Uniti d'America in rapporto al un biennio 1837-1838, e l'export all'epoca raggiunse volumi pari a 33,8 milioni di ducati, con un import di circa 20 milioni di ducati, con la differenza che mediamente ogni anno venivano a incassarsi dai 10 ai 12 milioni di ducati. Quindi voi rendetevi conto che Messina aveva un volume di commercio e di entrate finanziarie in uno o due anni che erano pari quasi alla cifra che è servita per ricostruirla. Quindi, come alcuni osservatori e studiosi dell'epoca dissero, la vera capitale finanziaria, attenzione, finanziaria del regno era proprio Messina, e molti dei quattrini che venivano a girare qui andavano ad alimentare i fondi della Banca Federale delle Due Sicilie, che ricadeva esattamente a Napoli. E faccio altri esempi, tipo quando Garibaldi entrerà a Napoli e farà una bella rapina di 443 milioni lire oro, un terzo di quei depositi provenivano da Messina, cioè un terzo di quel volume proveniva da una sola città. Il problema è che voi non avete la più pallida idea di cos'era quella città nel regno. Per questo mi dai l'opportunità di raccontarla brevemente e rapidamente. Ma infatti, Alessandro, per questo ti abbiamo chiamato, per capire quelle cose che noi non conosciamo. Se no, altrimenti, se dovevo venire e chiamarti per dire sempre le stesse cose che dicono tutti, sinceramente non è che mi interessava molto. Ci interessa invece sapere quelle cose che Pino mi ha anticipato e tu mi hai confermato per telefono, che sono, per me erano completamente nuove, ma io ho tanto da imparare, ma credo che anche per molti altri sono nuove. E, però una cosa ti volevo chiedere prima di iniziare. Tu mi dicevi che c'era un grossissimo export dalla città di Messina, no? Ma che cosa si esportava? Prodotti locali o era un interporto? Fammi capire. E allora il sovrano Francesco I e poi successivamente Ferdinando II hanno trasformato il porto franco di Messina in un porto franco internazionale, costituendo rapporti commerciali diretti con i governi. E quindi di conseguenza, per esempio, nel 1825 venne inaugurato l'asse Messina-Boston senza scalo intermedio. Questo acconsentì al commercio siciliano passante dal porto franco di Messina diretto, di avere sul mercato, scusa, di avere sul mercato americano
Come? Messina-Boston diretto. Esattamente, Messina-Boston diretto. Senza che c'erano gli emigranti, senza che c'erano gli immigranti siciliani in America, quindi acquistavano le merci siciliane. In America arrivavano soltanto titoli, interessi e merci, e a quell'epoca praticamente Messina poteva inserire nel mercato americano le merci che provenivano da tutte e tre le province calabresi e da due o tre province siciliane, ed ebbe un incremento immediato in rapporto al commercio siciliano, che comunque raggiungeva quei lidi del 300%. Ma che cos'era la merce principale portata dai messinesi nei porti americani e non solo? Il petrolio vegetale del tempo, cioè la manipolazione degli agrumi. Messina è stata la città che ha inventato la manipolazione degli agrumi, e questa manipolazione ha prodotto volumi economici impressionanti in decine e decine di milioni di ducati. Per farvi capire la capacità dei messinesi di intercettare denaro fresco, basti sapere che grazie al porto di Messina la Real Bandiera sventolava in Cina. Il Regno delle Due Sicilie aveva un consolato in Cina, nella città commerciale di Canton, e presso l'isola Macao, sotto protettorato portoghese. Siamo a latitudini molto ma molto lontane, e quindi da una visione di internazionale che senza i documenti messinesi non si riesce a raggiungere. Ma i traffici che provenivano dalla Cina erano legati al commercio di oppio, che permetteva ai messinesi di incamerare altri milioni di ducati e aveva Messina delle basi di posta in India. Scusami, oppio, che cosa intendiamo per oppio, Alessandro? È un narcotico, oppio da fumo, e veniva, diciamo, smerciato in India presso le tre basi commerciali indiane controllate dai messinesi a Madras, Bombay e Calcutta. Dai volumi dello smercio di questo narcotico in quella penisola enorme, venivano a incamerarsi 20 volte la posta. Quindi significa che per ogni 10 ducati impegnati ne ricavavano 200. E siccome i volumi si parlavano di migliaia e migliaia di ducati, immaginatevi voi che tipo di volumi venivano fuori da quel commercio. E quindi parte del denaro che veniva ricavato, un quarto di quelle cifre, veniva reinvestito nel mercato asiatico, in Giappone, Corea e altre località dove si compravano merce pregiate da vendere in Europa. Questo erano solo alcuni dei volumi commerciali di Messina, perché poi la piazza di Messina faceva concorrenza diretta alla Compagnia delle Indie in Estremo Oriente, e poi c'era una guerra aperta con i commerci britannici nel Centro Africa, perché i messinesi andavano a contestare, a contrarre il mercato dell'avorio in Sudan. I messinesi avevano delle tratte di accesso al Sudan che permettevano di abbattere i costi e aumentare i guadagni. In quella terra avevano due piazze di smercio. Gli inglesi, per raggiungere il Sudan, dovevano scendere in Senegal, risalire il Congo e raggiungere il Sudan, quindi costi altissimi. Le piazze in quel momento che smerciavano avorio in Europa erano due, Londra e Messina, e anche qui i guadagni erano paragonabili annualmente in milioni di ducati.
Quindi immaginatevi lo scenario. I messinesi avevano in Estremo Oriente delle entrate di milioni di ducati, in Centro Africa entrate di milioni di ducati, il commercio con il Brasile in decine e decine di milioni di ducati. Annualmente vi sono delle proiezioni economiche che dimostrano che a Messina i volumi di incasso lordo raggiungevano annualmente circa 80 milioni di ducati. Guardate che il bilancio del Regno delle Due Sicilie annualmente sfiorava i 30 milioni di ducati. Quindi rendetevi conto che la cassaforte del Regno delle Due Sicilie era a Messina. E questo significa che con i soldini che arrivavano da Messina si abbatteva il debito pubblico annuale, perché i sovrani delle Due Sicilie ogni anno, anno per anno, impiegavano ingenti risorse per ammodernare il paese, costruire strade, costruire ponti, costruire edifici pubblici, costruire piazze, cioè ammodernare il paese, renderlo competitivo. Ma i soldini da dove arrivavano? Questo è il problema. In massima parte arrivavano da Messina, dai traffici. Però aspetta un attimo. Messina ha dato molto al Regno, però anche il Regno ha investito molto a Messina per far sì che ciò accadesse. Non è che c'è stata soltanto una... Ovvio. Perché forse nella distruzione dal terremoto furono fatti ingenti investimenti e nella rinascita hanno saputo sfruttare, hanno cavalcato la tigre dell'innovazione. E strategicamente quindi i Borboni fecero una grandissima politica lungimirante, investirono in un posto particolarmente strategico, però i messinesi meritarono questi investimenti perché a quel punto li tramutarono in rendita. Sì, perché proprio questa qui è la chiave. Il governo scommise su Messina e scommise talmente tanto da creare dei decreti appositi per difendere le produzioni messinesi, e perché quelle produzioni in campo tessile, in campo chimico, in campo terziario erano oggetto di contraffazione a livello europeo e a livello mondiale. E il governo quindi scusami Alessandro, ti interrompo, perché quindi quando io parlo che la neonata industria napoletana e siciliana sopperì alla carenza di materie prime, che è un problema atavico anche oggi per noi italiani, cioè per l'Italia, perché i materie prime non ci sono, con l'innovazione e con la new economy dell'epoca, quindi fecero prodotti a contenuto altamente tecnologico, che quindi competevano sul mercato, pur facendosi pagare di più, ma meritavano l'attenzione degli investitori stranieri, giusto? Non c'è dubbio. Considera anche un altro aspetto. I messinesi, per vincere la concorrenza sulle materie prime impiegate, trasformate specialmente, incominciarono a coinvolgere la classe dirigente. Per esempio coinvolsero l'università e le facoltà di matematica, chimica e gli agronomi. Per fare che cosa? Considera che al tempo non esisteva la conservazione frigorifera. E allora come facevano i messinesi a portare i loro agrumi in America? Attraverso gli innesti. Le arance venivano innestate con i pompelmi, i limoni con i cedri, e quindi riuscivano a vincere le lunghe distanze e raggiungendo un mercato vergine che non conosceva gli agrumi. Dagli agrumi i messinesi incominciarono a produrre acido citrico, olio essenziale, altri prodotti. Scusami, e quindi loro esportavano gli alberi, le piante, non gli agrumi. No, esportavano gli agrumi, gli alberi non venivano esportati. E scusa, con gli innesti, mica ho capito come, cioè, fammi capire. Praticamente, che cosa accadeva? Se tu innesti un pompelmo in un arancio,
l'arancio, non avendo la conservazione frigo, dopo 10 giorni di navigazione si guasta, va marcio. Invece col sistema messinese di innestare pompelmi e cedri si riuscivano a, l'arancio resisteva 40 giorni e poiché resisteva 40 giorni raggiungeva il mercato americano e quindi un mercato che non conosceva agrumi con tutte le applicazioni, ecco il famoso petrolio vegetale, sbaragliava qualunque concorrenza, anche la concorrenza interna siciliana e sorrentina, per essere chiari. E quindi questo col tempo ha portato un'innovazione tecnologica su delle merci sconosciute in molti paesi, proprio perché i messinesi sono riusciti a escogitare un sistema per raggiungere paesi lontanissimi. Questo che cosa era, com'era possibile? Perché il governo centrale borbonico riattiverà l'Università di Messina nel 1838. Dice, ma come, l'Università di Messina era soppressa? Qui dovremmo fare una piccola ricognizione storica. Messina è stata nella storia una città molto intraprendente in molti secoli. A un certo punto però nel 600 l'orgoglio dei messinesi spinse la sua classe dirigente a rivoltarsi contro la Spagna di Carlo II, combattendo a fianco dei francesi con una propria flotta e un proprio esercito. Ovviamente se tu fai la guerra a un impero non c'è discussione che tenga, prima o poi cadi. E quando Messina cadde perse tutti i suoi diritti civili, fu chiusa l'università, fu smantellato il cadastro, furono distrutte chiese, furono perseguitati i suoi cittadini che dovettero fuggire e da Messina ne scapparono rifugiandosi in Francia 22.000 messinesi, non quattro gatti, 22.000. E i messinesi... Vogliamo ripetere l'anno? Il periodo della rivolta antispagnola messinese, che in tutti i libri di storia in Europa è una barzelletta, è 1674-1678. Tu pensa che in quel periodo i messinesi, dovendo tenere sott'occhio tutto il territorio, perché gli spagnoli a un certo punto l'hanno aggredita dal mare, dalla terra, dalla collina, hanno scritto il primo quotidiano in Italia, ed è proprio di quel periodo, quindi il primo quotidiano in Italia, quando vi dicono l'hanno scritto a Milano, dicono una grandissima bugia. No, il primo, vabbè, la storia dice che è stato il Mattino di Napoli il primo quotidiano, non Milano. E guarda, se è stato il primo quotidiano il Mattino di Napoli, l'hanno dovuto scrivere prima del 1674, ma a me non risulta questa data, perché noi abbiamo i documenti. Io parlo che la vulgata dominante parla del Mattino di Napoli, subito dopo il Messaggero di Roma, parliamo fine 800 naturalmente. Qui il primo quotidiano viene scritto in fogliacci e distribuito alla città per renderla avvisa che il nemico si spostava da un estremo all'altro, quindi nelle pubbliche piazze venivano affissi questi giornali, circolavano fra i messinesi che combattevano in armi. Tu devi pensare che in quel periodo Messina aveva un esercito di circa 20.000 uomini e una flotta di 40 galee. Quindi perché Messina possedeva quella flotta? Perché quella flotta era una flotta commerciale che veniva trasformata in navi da guerra, e quelle esperienze sul naviglio ritorneranno al tempo delle due Sicilie, perché anche a Messina esisteva un cantiere di costruzioni navali. E con una particolarità, i messinesi, gli imprenditori messinesi parlavano direttamente con i governi stranieri e il re acconsentiva a questo tipo di trattamento. Figurati che nel 1805 il console americano chiede agli impresari navali, di costruzione navale del cantiere di Messina, di realizzare
delle particolari imbarcazioni che erano servivano agli americani per difendersi dagli attacchi che ricevevano nella loro costa atlantica e sul Pacifico da parte delle unità da marina britanniche che cercavano di impedire il commercio fra porto e porto americano. Siccome gli americani erano stati in Europa al tempo della tratta dei negri agli inizi dell'Ottocento, avevano osservato che dal porto di Messina uscivano fuori delle imbarcazioni di piccolo tonnellaggio, navigli di circa 26 metri di lunghezza, molto ben armate e con una particolare chiglia che permetteva a queste navi di muoversi in basso fondale e in mare aperto. Gli inglesi chiamavano queste unità di marina Spitfire, cioè sputafuoco, e furono impiegate anche nella guerra contro il Murat. A un certo punto il Murat tentò di acquistare queste imbarcazioni, ma gli fu impedito dal comando britannico che in quel momento era a Messina. Sai che cosa ha fatto il Congresso degli Stati Uniti d'America, reggenza Thomas Jefferson, documenti americani, attenzione, dal 1805, per attrezzare il nascente corpo dei Marines americani, dotò queste unità di marina costruite a Messina i primi sei modelli che sono stati storicizzati, USS-1, USS-6, sono stati praticamente acquistati a Messina per un totale di 176 navi di piccolo tonnellaggio costruite dal 1805 al 1812. E sono servite a pattugliare le coste, come ti ho detto, atlantiche e pacifiche e addirittura i laghi nordamericani che confinavano con il Canada, mettendo al sicuro le sue coste e praticamente affondando molte navi inglesi, perché per esempio quando era a Napoli aveva il ruolo di capitano, aveva inventato un timone che era stato applicato su queste unità di marina e praticamente quando queste navi attaccavano i grandi vascelli nemici, a un certo punto avevano il problema di doversi girare per continuare a fare quello che avevano fatto all'andata, diciamo così, e allora queste grandi unità nemiche aspettavano proprio quel momento per colpirli alla poppa, e invece questi vascelli messinesi acquistati in gran numero dagli americani ingranavano la retromarcia e quindi continuavano a sparare ininterrottamente ed erano imprendibili e inaffondabili. Questo è stato creato a Messina e non solo questo, i messinesi avevano la industria siderurgica e il carbone e il ferro non lo andavano a prendere a Mongiana, ma ce l'avevano in casa. Nel territorio di Messina e anche nella stessa città esistevano 20 miniere di carbone e 2 miniere di ferro nei comuni di Castro Reale e Fiume di Nisi. Quindi con questa materia prima i messinesi potevano costruire i loro acciai, ma grazie al governo centrale a Messina fu istituita l'Istituto di Scuola di Progettazione Meccanica e Disegno ed è l'unico esempio in tutto il regno delle due Sicilie. Sai che significa? Quindi non soltanto Castellammare c'era nel regno. Appunto, significa che i messinesi si costruivano le macchine, si costruivano i motori, gli ingranaggi, quindi l'innovazione tecnologica i messinesi la conoscevano. E tu pensa che da questa scuola potremmo dirlo una sorta di industriale, se vogliamo chiamarlo così, che sopravvisse durante il Regno d'Italia, uscì un grande ingegnere che ha fatto la storia dell'aviazione italiana alla Cobianchi di Torino e hanno cercato di farlo diventare piemontese a tutti i costi. Sto parlando di Franz Miller da Messina, anche se il cognome può ingannare.
perché era figlio di Nicolò Miller, che era un industriale messinese, e nelle sue industrie messinesi produceva sostanze chimiche e piante artificiali per arredamento. A Messina vi erano molte industrie, molti stabilimenti che occupavano circa, aprite le orecchie, 80.000 messinesi, altro che Fiat. C'erano 104 stabilimenti industriali. Che hanno questo? L'industria e le fabbriche incominciano a nascere nel 1816 e si estendono fino a tutto il regno, fino al 1860. A Messina c'erano 80.000 lavoratori, vuol dire che quanti abitanti aveva Messina? Messina aveva 126.000 abitanti in quel periodo, però a lavorare a Messina vi erano anche gli operai che venivano dalle città vicine, Milazzo, Barcellona. Vabbè, faceva territorio, sistema. Senti, e quindi l'università riapre, quindi in che anno? Nel 1838 viene riattivata l'università ed è uno scambio alla pari fra Ferdinando II e i messinesi, perché Ferdinando II attraverso i traffici messinesi era riuscito a vincere quasi una scommessa con i suoi cugini savoiardi in quel periodo. Devi sapere che nel 1832 fino al 1854 Ferdinando fece costruire gli impianti principali della Sicilia, cioè le strade, per assurdo, perché in Sicilia non esistevano strade, vi erano soltanto tracciati di epoca medievale, soprattutto dall'interno verso la costa, e sulla costa c'era qualche rettifilo. Grazie a una intuizione di Ferdinando II, nel 1832 chiede un prestito alle banche Rothschild. Le banche Rothschild chiedono delle garanzie, ovviamente. Il primo prestito era di 1.000.000 ducati. La garanzia che portò il re alle Rothschild erano la dogana di Catania e la dogana di Messina, cioè i movimenti in queste due dogane. Ebbene, nei primi 10 anni furono costruite 2.600 miglia di strade in tutta la Sicilia. In poche parole, le prime strade borboniche in Sicilia furono finanziate dai catanesi e dai messinesi. Non so se mi spiego. Perché Messina si distingueva da Palermo? Perché a Palermo l'imprenditoria era in mano alla nobiltà, invece a Messina era in mano alla borghesia. I messinesi, Aspetta Alessandro, mentre tu guarda, mi hai anticipato, perché mentre tu parlavi riflettevo. La classe dirigente napoletana e siciliana, che poi diventa meridionale, e quella è stata determinante insieme alla volontà geopolitica dell'Inghilterra per la crollo del Regno di Sicilia e per la nascita di questo paese che noi oggi conosciamo dal nome Italia. Perché era composta io ero sempre convinto, infatti è vero, a questo punto le tue parole me lo confermano, dalla borghesia latifondista nascente, che già nasce nel XVIII secolo con le simpatie verso i giacobini, e dal notabilato, classe dirigente notabilato, che praticamente era composto dai notai, dagli avvocati, che nascono e che si formano sotto i Borbone. Mentre invece ci fu con la borghesia industriale e commerciale e mercantile di cui tu stai parlando, che invece non tradì ed ebbe danni enormi dall'Unità d'Italia, e furono quelli che furono i primi emigranti che andarono via. Quindi questo, quello che tu mi dici, siccome è successo da noi qui in terra di lavoro, in alta terra di lavoro, con la EG e con tantissime fabbriche importanti nella zona di Salina di Sora, se è successo anche da te lì, vuol dire che effettivamente la borghesia industriale e mercantile, diciamo moderna tra virgolette, nel regno nasceva e nasceva bene, come ci diceva Nicola Zitara, buonanima, che ci ha illuminato in passato con le sue ricerche, anche col fatto
che lui chiamava Bergamotto, che praticamente l'esportazione dell'arancia ha tenuto in piedi i conti dissestati dello neonato Regno d'Italia con i 10 anni di esportazione del Bergamotto. E quindi effettivamente quello che dici tu conferma quello che ho sempre pensato. È la borghesia latifondista e quella del notabilato che effettivamente ha tradito. Perché la neonata borghesia industriale era molto legata e soprattutto pensava a innovare, a lavorare, e aveva un rapporto di fiducia con il sovrano. Perché tu mi hai detto 1833, sto parlando quindi di un sovrano Ferdinando giovanissimo, 22, 23, 25 anni, che alla sua età riusciva ad avere un rapporto di fiducia con la neonata classe industriale a Messina come in tutto il regno. Scusami questa parentesi, però sennò altrimenti non riusciamo a capire bene quello che stai dicendo. Però prima di darti la parola voglio dire ai nostri spettatori che tutto quello che tu stai dicendo è ampiamente documentato, quindi non sono fandonie, non sono chiacchiere, di documenti ufficiali che tu hai trovato nei vari archivi e che hai messo, elencato e hai messo a disposizione del pubblico con quel testo Messina, la capitale dimenticata. Perché chi ci ascolta dice, ma che sta di Alessandro? No, è tutto documentato, Alessandro non dice fesserie, assolutamente, e lo mette a disposizione di tutti attraverso questo testo. Ho detto giusto, Alessandro, la parte si è fatto la borghesia del tuo libro? Sì, esattamente. Ho detto sbagliato? No, assolutamente. Questo testo è un volume di 340 pagine, che fra fonti dirette e indirette stiamo parlando di 500 fonti bibliografiche, non è uno scherzo. Io per raccogliere questo materiale ci ho impiegato 2 anni e mezzo e per costruirlo quasi un anno. Qui ci sono fonti che provengono non solo dai nostri archivi italiani, ma anche dall'estero, dagli archivi francesi, inglesi, americani, russi. E questo è un tipo di ricerca che a Messina si fa perché Messina ha perduto molto, ha perduto molta memoria, e quindi nei nostri archivi non sempre troviamo quello che cerchiamo, e per poter dimostrare quello che noi affermiamo, noi storici messinesi, ci dobbiamo appoggiare negli archivi degli altri. E quindi questo esercizio ci permette di essere non credibili, molto credibili. Perché il confronto con gli archivi stranieri ti permette di essere competitivo, ultra competitivo, inattaccabile. Tu devi pensare che io, per quanto riguarda i volumi commerciali, industriali, finanziari, provengono da studi effettuati da 3 atenei siciliani in Sicilia. Quindi Scienze Politiche, Università di Palermo, Scienze Politiche, Università di Messina, Scienze Politiche, Università di Catania, ma prodotti dagli anni 80 dello scorso secolo, numerosi studi, numerose tesi, numerose pubblicazioni. E quindi io ho raccolto da lì, ho fatto ulteriori scoperte, ho trovato ulteriori fonti, ho prodotto ulteriori tracce, perché è ovvio, nessuno nasce da solo e deve utilizzare il materiale bibliografico che possiede nell'area di riferimento. E io in Messina, la capitale dimenticata, parlo non solo di Messina, ma anche della sua area di riferimento. Le industrie di Barcellona, Pozzo di Cotto, le industrie di Patti, di Castroreale, di Capodorlando, di Taormina, cioè della nostra provincia, con i suoi industriali, con le sue capacità, con i suoi imprenditori e le sue imprese. Tu pensa che anche io mi sono cimentato a raccogliere i primati, ma a differenza di altri, per me i primati sono un gioco didattico, servono a far capire ai più umili che l'orgoglio è una leva importante che serve ad apprendere, a comprendere. Posso fare degli esempi? A Messina, certo. Un chimico, Natale Aloisio, nel 1836
facendo uno studio microbiologico della cave americana, ha scoperto per primo, diciamo che il mondo scientifico non glielo riconosce, perché questo primato viene dato a un inglese nel 1916, ma invece è stato lui nel 1836 a scoprire l'acido ascorbico, meglio conosciuto come vitamina C. E questo è un primato che è stato possibile in quel regno, perché a Messina vi era una fortissima facoltà di chimica sottoposta al grande professore Francesco Arrosto, e da quella facoltà... Puoi ripetere il nome di questo genio? Francesco Arrosto, professore di chimica, dai suoi insegnamenti furono... I suoi allievi produssero delle cose incredibili. Quindi l'aspirina nasce a Messina. L'aspirina nasce a Messina nel 1836, ma i messinesi attraverso la chimica individuarono e sperimentarono e brevettarono il primo smacchiatore tessile. Il primo smacchiatore tessile negli anni 80 dell'Ottocento. Ma non si limitarono solo a questo. Nel 1834 un altro farmacista, anche egli proveniente dalla facoltà di chimica del professor Arrosto, Letterio Centorrino, riuscì a sintetizzare in maniera pura l'acido citrico. Questo che cosa ha prodotto nel tempo? Ha prodotto la capacità di sviluppare reazione chimica in liquido. Dici, ma che cosa significa? Produzione di anidride carbonica di tipo alimentare negli anni 30 dell'Ottocento. Alcuni anni dopo, l'industria Avelain, Guglielmo Avelain di Messina, di origine britannica, portò avanti questa innovazione chimica e la vendette a tutti coloro che ne facevano uso. I campi di applicazione erano notevoli. A un certo punto, dopo molti anni che cadde il regno delle due Sicilie, queste industrie continuavano a produrre e nel 1886 diedero queste sostanze chimiche per produrre bollicine al proprietario della Coca-Cola, museo di Atlanta, incipienti della prima etichetta della Coca-Cola, cioè noi abbiamo fatto diventare straricco colui il quale ha inventato la Coca-Cola, e questo è stato possibile grazie alle industrie chimiche messinesi di epoca borbonica. Guardate che qui sono successe cose di una importanza assoluta in diversi campi. Qui è stata prodotta la prima automobile a vapore a Messina, costruita da un meccanico rampollo di famiglia di industriali delle farine, cioè la famiglia De Natale, e che fu attiva anche nella seconda parte dell'Ottocento, e di un ingegnere, Lanzelmi, che poi ritornò, era un ingegnere di Torino, che ritornò in patria e portò le sue conoscenze meccaniche sviluppate in quell'occasione, e quindi attivò un filone di industria che piano piano, diciamo 60 anni dopo, convergerà col signor Agnelli della Fiat. Qui vi erano banchieri, io prima ho parlato di 12 banche commerciali, la famiglia Falkenburg, che è una famiglia prussiana, a Messina aveva una piccola banca, banca che prestava denari e incassava interessi. A un certo punto, 100 anni dopo, i Falkenburg, che erano originarie della Ruhr germanica, hanno creato le condizioni di costituire le grandi industrie siderurgiche che hanno costruito l'esercito di Hitler, per essere chiari. La fortuna di questa famiglia nasce a Messina,
grazie ai traffici commerciali di questi signori. Qui vi erano famiglie, addirittura dinastie familiari, banchieri tedeschi, prussiani. I loro quattrini hanno permesso di costruire le prime banche. Gli Jäger hanno costruito la più grande banca commerciale messinese, la Walser & Co. È stata la più grande banca. Quindi venivano a fare affari d'impresa, non venivano a speculare. Venivano 12 banche commerciali, erano tantissime. Guarda, loro portavano capitali e scommettevano nell'industria e nel territorio. Però il vero modo di fare banca, scommettere sull'impresa. Non solo, ma la classe dirigente di Messina aveva una tattica e una tecnica. Se un giovane aveva delle idee e voleva aprire un'industria innovativa, la classe dirigente messinese ti permetteva, ti dava lo spazio, ti costruiva l'impianto, te lo finanziava, ti dava gli operai specializzati che erano distribuiti nelle varie fabbriche, dopodiché ti chiedeva il 25% del tuo pacchetto finanziario per evitare che tu domani potessi delocalizzare fuori dal territorio. Con questo sistema, nell'arco di 30 anni, Messina diventò una potenza in campo industriale. E questo è l'esempio che il Regno di Napoli, il Regno delle Due Sicilie, il Regno di Sicilia, e quindi la dinastia del Borbone, non facevano aiutavano l'industria, le sviluppavano l'industria, le banche, i rapporti finanziari, i rapporti commerciali, ma non facevano assistenzialismo. Assolutamente. Perché questo che hai detto tu è molto importante, perché evitava la delocalizzazione della cosa che oggi sarebbe una cosa impressionante, incredibilmente assurda vedere una cosa del genere. Una cosa che ti volevo dire, la questione dei primati. Io credo che adesso sia arrivato il momento di smetterla con la questione dei primati, ma non voglio nemmeno dire se sono veri o falsi, diciamo che sono tutti veri. Perché? Perché la grandezza del nostro regno, che ha quasi 8 secoli di storia, adesso non ha bisogno di poter fare questo comportamento che molti lo stanno facendo in maniera infantile, come fanno i bambini. Io ce l'ho più grande, ce l'ho più piccolo, arrivo più in là, più qua, come se facevano da bambini. Ormai questo è assodato, nessuno più può mettere in dubbio la grandezza del nostro regno, che stava all'avanguardia. Mo un primato può essere primo, secondo, terzo, quello che è, ma stava sempre sul pezzo, sia per creare e dare al mondo, sia per prendere dal mondo e riutilizzarlo. Non so se mi sono spiegato, perché qui si continua con la pantomima dei primati. Noi non abbiamo bisogno di sbandierare i primati. Noi siamo siciliani, noi siamo napoletani, quindi che ce ne importano? Da noi nasce la civiltà, quindi stavamo sempre avanti, quindi stavamo all'avanguardia come territorio. Adesso, come diceva Zidane, siamo diventati una colonia di una subnazione. È importante invece dire quello che tu stai dicendo e che hai scritto, perché qui si va sul concreto, non vai su aria fritta, non vai sulle teorie, tu sei andato sul concreto. Ed è molto importante. Guarda, quindi, a Messina c'è stato il dolce e l'amaro, come diciamo. La questione come tutte le barbabietole, la parte dolce e la parte amara. Nel 1840 c'è la crisi degli zolfi e questa crisi è stata raccontata in tanti modi. Ecco. Io sono andato a cercare nella SN di Napoli dei documenti. Di solito quando uno fa ricerca nelle biblioteche, la prima cosa che chiede sono il registro del catalogo. Attraverso il registro del catalogo tu hai la percezione se un libro è stato richiesto più volte nel tempo, o addirittura quel testo non è stato richiesto affatto. Io, senza muovermi da Messina, ho trovato molti fascicoli delle SN che non venivano consultate da più di 100 anni, e in quei fascicoli sono saltati fuori delle notizie che riguardano
lo spionaggio e il controspionaggio delle due Sicilie, talmente interessanti e clamorose, che ti aprono un mondo, cioè la politica internazionale delle due Sicilie. Per farti capire, con la questione degli Zolfi del 1840, il re Ferdinando II subisce un clamoroso smacco a livello della propria figura e del proprio orgoglio di sovrano per colpa degli inglesi. Io trovo del materiale che riguardano il pupillo di Ferdinando II, Carmelo Versace, console a Parigi delle due Sicilie. Ebbene, questo grandissimo diplomatico napoletano, sconosciuto agli stessi napoletani, interviene e ribalta la frittata, perché un anno dopo gli inglesi si sono dovuti sedere al tavolo di Ferdinando e sono dovuti sottostare alle clausole, ai patti che Ferdinando ha imposto, perché questo suo grande pupillo, questo suo grande uomo, figlio di Napoli, portò all'interno della diatriba anglo-napoletana la Francia e praticamente costrinse gli inglesi a mollare l'osso, perché aggredire Napoli significava scatenare una guerra fra la Francia, il Regno delle Due Sicilie e l'Inghilterra. Perché? Perché a un certo punto i francesi, che erano, diciamo, costretti ad abbassare la cresta dopo i fatti napoleonici, hanno incominciato negli anni 40 dell'Ottocento ad rialzare la testa, a pretendere di essere una potenza europea, e creando degli atti, e di conseguenza attraverso quegli atti alimentare una crisi diplomatica contro il Regno Britannico. Inizierà questo esercizio Depuit Towers, ammiraglio della flotta francese nel Pacifico, quando nel 1843 cacciò da Tahiti, Polinesia, il console britannico e impose la bandiera di Francia in quell'arcipelago che era sotto controllo britannico. Per raggiungere quei luoghi gli europei ci impiegavano un anno pieno. Quindi quando il console americano, mi pare il Grow, inglese, il Grow, ritornò in patria, disse che cosa era accaduto. Quindi si attivarono i servizi segreti, non solo quelli britannici e francesi, ma anche quelli di Ferdinando II, che seppe quello che stava accadendo. E allora Ferdinando II chiamò il suo console britannico e chiese di orchestrare un'azione contro gli inglesi, perché ancora gli bruciava Ferdinando II dell'affronto ricevuto dagli inglesi. E che cosa fece? Alimentò la crisi franco-britannica del 1843-44. Riuscì a convincere la Francia a sottoscrivere un'alleanza e quindi mettere sotto la stessa bandiera il Regno delle Due Sicilie, la Francia, l'Argentina e il Brasile, per impedire agli inglesi di prendere base di posta, quindi porto, in tutto l'Oceano Atlantico, dovendo essi stessi navigare le coste atlantiche africane per entrare nel Pacifico e raggiungere il Mar di Cina. Ma la Polinesia come area geografica confinava con l'arcipelago del Sandwich, oggi Hawaii, e in quel momento le Hawaii erano sotto controllo russo, cioè sotto gli alleati principali del Regno delle Due Sicilie. Quindi gli inglesi, per raggiungere il Mar di Cina, non poterono più praticare le rotte atlantiche per due anni, e quindi dovevano raggiungere il Mar Cinese attraverso la navigazione coast coast Oceano Indiano. Quindi significava tempi altissimi, costi altissimi, e tu pensi che potevano fargliela passare al re di Napoli un allora, giochino aspetta, del genere? Mettiamo un po' d'ordine Alessandro, perché tu stai dicendo le cose importantissime. Con la questione degli Zolfi, noi sappiamo che Ferdinando II fu costretto a sottostare alle condizioni inglesi,
tu invece mi stai dicendo che poi, cioè, che cosa è successo l'anno dopo di qua, rispetto a quando c'è stata la guerra dei Zolfi, dove Ferdinando fu si dovette a consentire alle condizioni inglesi, accadde, cioè si ribaltò la frittata. Facci capire un attimo, perché è un passaggio importante questo. E allora, i documenti che ho rintracciato io nel vostro archivio ASN di Napoli raccontano le imprese del Versace, che praticamente, prendendo tempo, riuscì a ribaltare il quadro. Come? Costrinse gli inglesi... Quindi, aspetta, a ribaltare il quadro vuol dire a ribaltare le condizioni a cui ha dovuto subire Ferdinando. Perfetto, perché incominciò a insinuare che la compagnia francese Icard era la vera danneggiata e non il governo britannico, perché il contratto che il re delle Due Sicilie aveva sottoscritto con questa compagnia era saltato, e quindi i francesi avevano perso, avevano dovuto accettare un ricatto da parte britannica e ne erano state danneggiate. Il Versace riuscì a convincere il governo francese che anche loro avevano, diciamo, dovevano essere rimborsati, ma non attraverso il re di Napoli, attraverso gli interessi britannici, che dovevano abbassare la cresta. Quindi la torta non si doveva dividere fra l'Inghilterra e l'Inghilterra in rapporto agli zolfi siciliani, ma si doveva dividere fra Inghilterra, Regno delle Due Sicilie e Francia. Ecco perché gli inglesi hanno dovuto mollare la presa, perché il rischio era una guerra in Europa. Il Regno delle Due Sicilie con gli alleati Russia, Austria e Prussia da un lato, e dall'altro lato la Francia, che rompeva lo schema occidentale e isolava l'Inghilterra sia a livello insulare sia a livello continentale. E non è uno scherzo. Eppure, perché la Francia accettò questa alleanza? Ci deve essere un motivo che dà origine a tutto. Il motivo è la crisi dell'altopiano dei Rif in Marocco, e soprattutto il salvataggio da parte del console di Napoli, che interviene presso Tangeri a mettere in salvo la comunità francese, che era stata la popolazione sequestrata dal sultano del Marocco, sobillato da spie inglesi che gli avevano detto che cacciare i francesi dal Marocco a lui sarebbe servito tantissimo, e gli inglesi l'avrebbero aiutato fornendogli appoggi militari, armi, eccetera eccetera. Quando interviene il console napoletano a Tangeri, perché era molto amico del sultano, riesce a salvare i circa 4.000 civili francesi. E il principe Joinville, per questa operazione umanitaria, chiamiamolo così, si aprì ai rapporti politici con il Regno delle Due Sicilie, dove intervenne l'imperatore Pietro del Brasile e soprattutto la scaltrezza di Ferdinando, sottoscrisse rapporti politici, diplomatici e commerciali con l'Argentina del presidente Rosas. Questi rapporti sono continuati anche dopo la caduta del regno, perché devi sapere che gli esuli napoletani, i soldati napoletani, non andarono solo a combattere negli Stati Uniti d'America, ma andarono pure in Argentina e furono impiegati nella guerra fra Argentina e Uruguay. E questo ti apre un altro scenario, perché i rapporti con l'Argentina erano d'acciaio con il Regno delle Due Sicilie. Dice, ma scusa, ma l'Argentina, io non ne ho la più pallida idea. Questo fa parte della ricerca sugli archivi. Chi fa ricerca sugli archivi è in grado di documentare aspetti della vita politica del tempo che, se non si fa così, non entreranno mai nelle discussioni. Quindi quando alcuni amici di Napoli mi hanno detto, scusa, ma tu parli di politica internazionale, ma è la politica europea. E io gli ho aperto un mondo. La politica europea, ma perché l'Europa ha interessi in Pacifico, nell'arcipelago della Polinesia, ma perché l'Europa ha interessi in Marocco, ma perché l'Europa ha interessi in Cina,
dove grazie ai messinesi questo poteva essere esercitato. Guarda, ci sono episodi in questa pubblicazione e fatti documentati, non con una, due, tre fonti, ma da parecchio materiale, che fanno saltare il quadro. Tu pensa, e io non so chi è stato, mi è stato detto che qualcuno di Italia Viva ha preso questa pubblicazione e l'ha portata nella biblioteca della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Quindi il mio libro è entrato in quella realtà. Perché? Perché è carico di documenti all'inverosimile. Scusami, e Alessandro. Quando Pino praticamente lesse il testo per farci poi la premessa, mi ha detto, dice, Alessà, ma tutte queste fonti bibliografiche appesantiscono la lettura. Io gli risposi, Pino, se io non metto queste fonti bibliografiche mi prendono per esaltato. Ma aspetta, sono fonti bibliografiche e archivistiche, però tutte e due sono fonti bibliografiche e archivistiche. Cioè ci sono documenti che riguardano l'ASN di Napoli, l'archivio storico siciliano di Palermo, l'archivio storico messinese, perché i messinesi avevano pure un archivio storico suo perché si volevano distinguere, riguardano l'archivio storico di Calabrese, riguardano fondi americani, fondi francesi, fondi inglesi, fondi spagnoli, e chi più ne ha più ne metta. Non mi sono limitato io a utilizzare solo il nostro materiale, e ho sviluppato 15 capitoli. In questi capitoli vi sono per esempio i rapporti diplomatici fra il Regno delle Due Sicilie ed altre entità geografiche sconosciute alla storia tradizionale delle Due Sicilie. Ad esempio la Grecia. Dice, ma la Grecia che c'entra? La Grecia era sotto dominio turco, e soprattutto c'è la rivoluzione grecia, che i greci combattono per sganciarsi dall'oppressione ottomana e ricevono subito immediato sostegno dalla Russia, dall'Inghilterra, dalla Francia, e in maniera diversa dal Regno delle Due Sicilie, che insegnò gli ufficiali greci a far la guerra, e quindi si è aperta agli arruolamenti nella legione straniera delle Due Sicilie sotto comando britannico. Non so se tu conosci anche questa storia. No, non conosco niente. Mi stai dicendo un mondo nuovo per me. Che è clamoroso. Queste forze furono rastrellate nel Regno delle Due Sicilie, erano esuli greci che erano presenti in Calabria e in Sicilia, e furono concentrati nelle cosiddette divisioni calabresi, ma altro erano che calabresi, erano esuli di provenienza ellenici, e furono concentrati a Messina sotto il comando del colonnello Patrick Church, e invasero nel 1810 le isole ioniche, liberando quelle isole. Sto parlando delle guerre condotte da questo esercito sotto insegne del duo siciliano, nella guerra contro Cefalonia, contro Corfù, contro Leucades, ovvero Santa Maura, contro Itaca, contro Zante, eccetera, eccetera, eccetera. Sono pagine di storia che hanno inizio agli inizi dell'Ottocento fino a quasi il 1830. Tu pensa che il primo ministro del governo di Capodistria, del conte di Capodistria, sto parlando di Giorgio Mauro Matis, che fu il primo ministro della Grecia di finanze ed economia, faceva i suoi affari a Messina. Anche lui era a Messina nel campo bancario e industriale, perché a Messina vi erano anche i greci, non solo francesi, inglesi, tedeschi, prussiani, eccetera, eccetera, ma anche i greci. Ma quei greci erano cittadini turchi, per essere chiaro. Dirti una,
voglio dirti una cosa, Alessandro, che andiamo verso il termine, al termine. Quindi quella favola che viene detta dai nostri amici, che molti pensano di essere in napoletani o due siciliani o siciliane, ma invece tutto fanno ben altro, che Ferdinando II portò all'isolamento internazionale il regno, è una grande fandonia. Diciamo che questo si può accogliere dal 1845 in avanti, perché si fece molti, ma molti nemici. Il regno borbonico fino al 1826 era schierato nello schieramento occidentale in Europa, era alleato di Francia, Inghilterra, Olanda, Portogallo, Spagna, Belgio, Danimarca, e si contrapponeva alla Austria, Prussia e Russia. A un certo punto però Francesco I incominciò a diventare insofferente. Vabbè, ma poi ci fu il congresso di Vienna, e furono costretti a stare con Austria, Prussia e Russia. Appunto, ma c'era ancora Ferdinando, c'era Ferdinando I ancora. Sì, Ferdinando I, ma poi quando ci fu il figlio, Francesco I, furono fatti delle azioni ancora più marcate, cioè dei trattati commerciali, politici, con queste entità politiche, e il regno delle due Sicilie passò dallo schieramento occidentale allo schieramento orientale. Quindi quando poi sarà la Russia a cadere in disgrazia, i napoletani rimarranno senza copertura. Questo avverrà molto dopo, però nel 1845, quando la Francia ritorna sui suoi passi e ritorna ad allearsi con gli inglesi, perché addirittura era sceso in campo il presidente americano Lincoln, preoccupato di quello che poteva succedere anche nel suo paese, l'alleanza che aveva costituito Ferdinando II svanì. Rimasero i rapporti strettissimi con il Brasile e con l'Argentina, ma non era più la stessa cosa. Però diciamo che poi Ferdinando II fu il primo a riconoscere Napoleone III, la nuova situazione, nuovo imperatore di Francia. Lì i rapporti cominciarono ad essere felici. Poi dopo, nel 60, la Francia invece decise di abbandonare quella possibilità di salvare. Cioè, no, ma noi abbiamo scoperto, grazie a Luciano Bonventre, un'altra fase in cui c'era il Emilio Antonini, il più grosso ambasciatore napoletano, tra cui il migliore, fra i numeri uno in Europa, in cui Napoleone III disse a Francesco di portare le sue truppe a nord dello Stato papalino, nelle Marche, a difesa del Papa, perché sapeva che stava succedendo qualcosa. Purtroppo Francesco non lo fece, e quindi da lì poi scese Vittorio Emanuele Cialdini. Immagina se ci fosse stato. Queste sono altre documentazioni. Ma dimmi una cosa, ma il 48 Messina, che stava così bene con il regno, no? Sì. Andiamo a chiudere, ma perché? Lì la storia o la si racconta tutta o la si racconta come è stata raccontata per 160 anni. I messinesi avevano, accolto agli anni, primi anni 40, uno dei luoghi tenenti di Ferdinando II, l'ispettore Giuseppe Liguoro, calabrese, che aveva il compito di monitorare gli accaparramenti del demanio siciliano da parte di alcuni aristocratici che si chiamavano fedeli a Ferdinando. Ferdinando che fece? Siccome si era messo in testa di abbattere il suo debito pubblico nazionale, come fece in continente, fece la stessa cosa in Sicilia, solo che in Sicilia si era accorto che i nobili siciliani, di opportunismo, i baroni avevano fatto propri delle terre che non erano di loro proprietà. Quindi il Liguoro va a Palermo, all'archivio del cadastrale di Palermo, e scopre questi furti
enormi. A un certo punto il Liguoro incomincia ad avere timore per la propria vita e si rifugia a Messina. Che cosa stava accadendo? Stava accadendo caduta dei monopoli siciliani. Questo che cosa ha portato? Ha portato alla ribellione dei nobili che, secondo il loro punto di vista, avevano perso le loro ricchezze fraudolente, ladrocini nel vero senso della parola, e a quel punto hanno costretto i loro braccianti a prendere le armi, perché se non lo facevano li avrebbero affamati. Perché Messina si oppose? Perché quella che ci rimetteva di più in un governo rivoluzionario siciliano era proprio Messina, che perdeva non i privilegi, ma perdeva i flussi commerciali internazionali. Sarebbero state smantellate le fabbriche, le industrie, la rete commerciale, sarebbero stati cacciati i banchieri, cioè coloro i quali avevano fatto arricchire Messina. Vi sono documenti che dimostrano che la Guardia Nazionale, sotto le insegne di Ruggero VII, venne sì a Messina per contrastare i Borboni, ma il primo obiettivo non era quello di aggredire i castelli costieri dove erano arroccati i soldati napoletani. Viceversa, era quello di distruggere tutti gli impianti commerciali di Messina, perché Messina era diventata talmente potente da mettere in ombra Palermo. E quindi ritorna l'antico duello durato 800 anni in Sicilia fra Messina e Palermo. Dopodiché noi possiamo dire tutto il contrario di tutto. Il re Bomba, colui il quale ha bombardato Messina per 9 mesi ininterrottamente, radendo al suolo la città, queste sono le cronache risorgimentali del Mazzini, della Farina Messinese e di altri. Ebbene, io ho fatto degli studi molto approfonditi, per esempio ho fatto uno studio sulle artiglierie utilizzate sia dall'esercito napoletano che dalla Guardia Nazionale siciliana in rivolta, e dalle artiglierie, seguendo il manuale, il miglior manuale che potesse riservare, cioè potesse dimostrare le capacità tecniche di quei pezzi, cioè il libro dell'Accademia delle Artiglierie di Francia, che è stato redatto nel 1842, dimostrava che quei cannoni in dotazione all'esercito napoletano mai avrebbero potuto bombardare la città di Messina, mai, perché tecnologicamente non erano in grado di farlo. Devi sapere che i castelli costieri dove erano concentrate le forze napoletane erano distanti dalla città 17.000 passi marini, cioè 1.150 metri. Lo erano all'epoca, lo sono ancora oggi, perché i monumenti sono lì a testimoniarlo. Quindi, di conseguenza, un cannone di ferro liscio poteva sparare per sfondamento un tiro diretto fino a una lunghezza di 500 yard, 756 metri. Quindi i cannoni della cittadella, se sparavano verso la città, i colpi finivano in acqua, nel porto di Messina. Se invece sparavano a parabola, i proiettili potevano raggiungere, se non avevano vento contrario, pensa tu, delle artiglierie della Real Cittadella, fino a una distanza di 1200-1400 metri. Ma allora, per bombardamento, la città fu raggiunta. C'è un piccolo problema. I libri francesi che riguardano queste artiglierie dicono che i colpi sparati a un certo punto perdevano potenza e quindi velocità. Significa che i colpi venivano sparati a parabola per avere una gittata maggiore. Ma quando il colpo, partito dai cannoni della Real Cittadella, raggiungeva una città, una distanza dal vettore che l'aveva, il proiettile che aveva messo in aria, di 600-800 metri, raggiungendo un'altezza di dai 50 ai 60 metri, il proiettile incominciava a scendere. Quindi significa che sì, il proiettile avrebbe raggiunto quelle distanze, ma per poter raggiungere la città, in mezzo c'era
l'opera pubblica più grande costruita in tutto il regno delle due Sicilie, le cui dimensioni erano maggiori della Reggia di Caserta, compresi le dependance della Reggia, non solo la parte muraria, ma anche i giardini e le fontane. Tu pensa che la palazzata di Messina, iniziata a essere costruita nel 1801, terminata nel 1847, era lunga 2,5 chilometri, alta 20 metri, profonda 60 metri, e sigillava la città di Messina come le muraglie cinesi, per intenderci. Quindi tu, per entrare dall'apporto in città, dovevi attraversare le gallerie che erano state create nella palazzata, e la palazzata era composta da 27 palazzi, e ogni palazzo era enorme, non sono gli isolati di oggi. Devi pensare, c'erano palazzi lunghi anche 250 metri di facciata. Lì la palazzata era la City di Messina. Tutto quello che c'era lì, stiamo parlando di banche, alberghi, consolati, industrie, monumenti, chiese, musei, negozi, depositi. C'era l'ira di Dio, ed era la ricchezza, la maggior parte della ricchezza era concentrata nella palazzata. Se i napoletani, le loro artiglierie colpivano la palazzata e centravano uno dei consolati che erano piazzati lì, quei consolati colpiti avrebbero causato la guerra. Quindi stiamo parlando del consolato britannico, del consolato francese, del consolato svedese, del consolato austriaco, del consolato prussiano, che avevano la loro sede lì, nella palazzata, che era l'edificio principale, il più grande, il più lussuoso. Quindi le artiglierie poste sulla costa non sparavano mai contro la palazzata, perché il rischio era altissimo, né diretto né a bombardamento, perché il castello più vicino era quello del San Salvatore, dove oggi c'è la nostra Madonnina del Porto. E però questo castello era contrapposto al Forte Real Basso, che era sì borbonico, ma nella rivolta antispagnola fu conquistato dai rivoltosi. Quindi questi sparavano contro il castello del San Salvatore, che era sulla punta, e impedivano alle artiglierie di poter sparare a parabola sulla città, perché sennò i soldati sarebbero stati ammazzati, si scoprivano. E quindi tu pensa a quella bella situazione. Si poteva sparare per via obliqua, perché c'era di mezzo un edificio che chiudeva completamente la città. Per via obliqua si sparava contro il quartiere delle Moselle, che era a sud di Messina, dove ci fu lo sbarco delle forze del Filangieri il 3 settembre 1848. Ma il quartiere della Mosella, lo sai cos'erano? Era una zona di campagna, case coloniche, non c'era niente, non c'era città in quel momento. Oggi lì c'è il centro, il cuore della città di Messina, la più grande arteria viaria messinese. Oggi ci volevano altri 100 anni prima che nascesse quell'arteria, ai tempi della rivolta del 48. Alessandro, che cosa è accaduto? Che i siciliani, avendo lo stesso limite tecnologico dei napoletani, poiché le loro artiglierie erano nella collina sommitale Messina, non riuscendo a raggiungere i castelli costieri, hanno centrato in pieno la città. Quindi a bombardare la città di Messina sono state le forze della Masa. E io ho trovato i documenti. Non sai che goduria i sicilianisti, se mi potessero ammazzare, mi ammazzerebbero. C'è una lettera che spedisce il comandante delle artiglierie dello Stato Maggiore Ignazio Calona, liberale, amico intimo di Ruggero VII, che si scaglia contro il responsabile delle artiglierie della piazza di Messina, dei rivoltosi siciliani, un certo Vincenzo Giordano Orsini, un ex caporale di artiglieria borbonico promosso colonnello, che aveva la responsabilità di tutte le artiglierie siciliane in quella sede dove vi era il conflitto a Messina. E questo signore si vantava di avere più cannoni dei borbonici, più munizione dei borbonici, e ci sono i documenti che lo testimoniano,
una lettera spedita al Piranio, un'altra a Ruggero VII, e la lettera del Calona che dice che a bombardare la città di Messina, la bella Messina, distruggendo parte dei suoi palazzi, è stato il signor Vincenzo Giordano Orsini, ma la colpa è stata fatta ricadere sull'innocente Ferdinando II. Dopodiché io mi sono messo al sicuro, perché sai, i casi di interpretazione sono particolari. Mi sono andato a prendere il Real Catasto di Messina, la città dove essere la Sassuola. Ho preso i fondi del Real Catasto del 1847 e quelli del 1849, fino a aprile, quando gli ho girato questa notizia, era impazzito di gioia. Praticamente la città di Messina, che doveva essere un cumulo di macerie, attraverso la rendita del 1849 ci diceva che i palazzi distrutti corrispondevano al 7,58%, un quattordicesimo, una grande balla. E ho fatto altri recuperi, altre ricognizioni sui cimiteri messinesi, perché le cronache risorgimentali ci dicevano che erano stati ammazzati dai Borboni, civili e militari, per decine di migliaia. Sai quanto sono stati i morti fra i civili a Messina? 31. Sai quando sono stati i combattenti ammazzati in combattimento a Messina? 37. Sai che ci sono altri 30 vittime morte di paura? 30. Manca 90 arrivavano questi morti, e dovevano essere decine di migliaia, perché il Mazzini, perché il La Farina e altri avevano detto, loro testimoni oculari, che erano stati sterminati, quando invece il Lucifora, che è un capitano palermitano, e questo il suo peso, e che era nell'esercito della Masa, diceva: abbiamo sbagliato questa guerra e per i nostri sbagli la stiamo perdendo. Luigi Pellegrino, altro liberale messinese, accusava il La Masa di essere un ladro, perché il La Masa a un certo punto, quando vide la mara parata e che il filangieri è riuscito a penetrare all'interno del circuito cittadino e stava per avere il controllo della città, scappa da Messina, lo sai con che cosa? Con le paghe dei soldati, e si rifugia a Milazzo. Il ladro Giuseppe La Masa, segnalato da un suo compagno di partito e di merenda, Luigi Pellegrino, c'è il libro, esiste ancora. Pasquale Calvi, avvocato messinese liberale che combatte in quella rivoluzione, quando tutto finisce e si deve ricoverare a Malta, cercando di continuare a far la lotta e spedendo libri a Lione, immaginandosi che gli amici liberali di Lione gli vanno a pagare le spese di stampa, lo abbandonano, e lui viene accusato dal tipografo di falso e di truffa e si deve difendere. E io trovo quello che ti sto dicendo in massima parte, i documenti che svelano che i liberali hanno bombardato Messina, nei fondi della procura dell'archivio storico di La Valletta a Malta, sono ancora lì, solo che nessuno li aveva mai cercati prima di me. Alessandro, qua dovremmo fare tante trasmissioni con te, perché effettivamente Pino mi aveva detto questa cosa sulla tua forza, ma non pensavo a questo livello. E però ci devi lasciare, perché stiamo andando oltre, con quello che mi hai detto in privato, quello che dissero i Savoiardi a fine 800, quando ammazzano definitivamente Messina. Dicci soltanto questo in un minuto e poi ci salutiamo. E allora, Claudio, io ti ho detto una cosa che dirla ancora oggi fa bollire il sangue nelle vene dei messinesi. Messina era una città finanziaria e ha cercato di resistere anche dopo l'unità d'Italia. Se tutto il sud cade sotto le persecuzioni e le guerre dei grandi eroi, non i briganti, i grandi eroi partigiani, i nostri partigiani, nel 1876, i messinesi, cambiando tattica proprio per quella rivolta che loro conoscevano benissimo, antispagnola, e per le cause e le conseguenze, hanno utilizzato un altro tipo di resistenza.
la resistenza politica e grazie ai capitali che in parte erano riusciti a salvare e che una commissione, 8 commissioni di inchiesta dei governi piemontesi filo italiani, con l'ultima commissione di inchiesta 1869, incominciarono a dire che i messinesi avevano tirato fuori i soldi dalle loro banche che equivalevano, ricordando i 443 milioni di lire oro dove c'era un terzo dei depositi messinesi, dalle banche oltre quelli i messinesi avevano tirato fuori 1 miliardo di lire, e quindi il governo italiano cercava quei soldi e li ha cercati per 60 anni. E quando nel 1895 l'ufficiale di statistica di Torino va a dire al sovrano dell'epoca: maestà, finalmente l'ultima città del sud, finalmente Messina è caduta, dove c'era lavoro, finanza e industria c'è disperazione, miseria ed emigrazione, cari signori. E sono documenti conservati a Torino, ufficio di statistica, nemmeno lo nascondono, solo che nessuno li aveva mai segnalati. E ti posso garantire che io ho, ogni volta che lo dico, ho una rabbia che non hai la più pallida idea. Se mi metti una lampadina in mano si accende, e come me tutti quelli che mi hanno ascoltato e sanno di queste cose. Alessandro, lasciamo perdere la rabbia, qua ormai è diventata una missione per tutti quanti, e bisogna essere lucidi perché la guerra continua. Alessandro, io ti saluto con il primo piano del tuo libro Messina, la capitale dimenticata, che invitiamo tutti ad acquistarlo, perché quello che ci ha detto in un'ora e mezza Alessandro è scritto in quasi 400 pagine ed è qualcosa di incredibilmente importante. Io ti auguro una buonissima serata, chiuderemo questa trasmissione con un altro piccolo video come nostra abitudine, che è tratto sempre da quel film, e spero di vederti presto, e sicuramente faremo un'altra trasmissione per quello che mi hai detto in separata sede. Ti ringrazio Alessandro, buona serata. Buona serata a te Claudio e ai tuoi spettatori. Ai nostri spettatori, grazie, ti abbraccio. Ai nostri spettatori.